Eccoci qui, pronti per le nostre nuove avventure. Il letto. Oggi ci sono almeno 30 gradi all'ombra. Adidi però non importa, vuole adoperare il suo nuovo parasole e perciò convince Manuel a fare una passeggiata. Il criceto si è costruito un riparo di foglie sopra l'amaca. Oggi non ha proprio voglia di fare niente. Vuole solo starsene sdraiato ad oziare. Anche la rana si è trovata un posticino comodo. Manuel e Didi preferiscono lasciarla dormire. Eh già, che cosa si può fare in una giornata calda come questa? Il ratto Raimondo legge un libro al fresco riparo di una botte. Possiamo avere due assicelle della botte, Raimondo? Chiede Manuel. Ma certo, prendetele pure, risponde Raimondo. Manuel e Didi portano a casa le assicelle. Vieni, Didi, vedrai come staremo comodi anche noi, dice Manuel. Di notte i due amici dormono all'aperto. Manuel ha costruito un letto a dondolo. Sogni d'oro, topini? La seconda avventura si intitola La sorpresa. Didi è di cattivo umore, pensa Manuel. Devo tirarlo un po' su di morale. Trovato, gli preparerò una piccola sorpresa. Manuel carica su un carretto una lampada a petrolio, dei fiammiferi, un piatto e una bottiglia con dentro acqua zuccherata. Poi si avvia verso il bosco. Il topino posa tutte queste cose sopra un ceppo d'albero. Quindi accende la lampada. Versa l'acqua zuccherata nel piatto e torna a casa. Non appena scende la sera, Manuel porta Didi nel bosco. Vieni con me, Didi, dice. Voglio farti vedere una cosa. Didi è sorpreso. Manca poco, è laggiù, dice Manuel. In mezzo agli alberi si intravede una luce. Didi è davvero incuriosito. Due stupende farfalle si sono posate sul ceppo a bere l'acqua zuccherata. Che meraviglia! Didi è incantato. Bella questa sorpresa, eh? Va bene, ragazzi, ci vediamo per le prossime. Un bacione!